Buongiorno Night City! Alla lotteria delle vittime di ieri è stato estratto un bel 30! 10 solo a Haywood, grazie alle guerre tra bande. Una vittima per la polizia, quindi siete fottuti, perché l'NCPD non la farà certo passare liscia. E un altro blackout a Santo Domingo. I Netrunner ci danno dentro con i buchi nella rete elettrica. A Westbrook il Trauma Team sta scrostando le vittime di un cyber psicopatico dal marciapiede. E a Pacifica? Pacifica è sempre Pacifica. Dal vostro stan è tutto! Prepariamoci per un'altra giornata nella città dei sogni! Della Rasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kushira. L'azione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Temeva che dei pescatori locali potessero arpionare. Ma in fondo è un'ostentazione di potere. Chissà come risponderà la Militrek. Forse la Maya. Sul quartier generale della Rasaka. Scusate, sono davvero un insensibile. Dov'è finita? Grazie, Myers, se volevo dire. Un po' di rispetto per le istituzioni. Comunque. Oh.
Finalmente! Sentiamo cosa hai scoperto. Allora, Dex ha già pagato i Maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo? Oh, cazzo. D'accordo. Andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg? Andiamo da qui, bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo se ci aprono. Odio questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Dio e della Santa Madre. L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom, invece, non si può mai sapere. Forza, facciamoci sentire. Che stai aspettando? Vi, che stai aspettando? Vi, che stai aspettando? Tanto. Non ti conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Stanza principale, vi aspettavamo. Bel posticino. Non stanerebbe qualche pianta, però. Ah, sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene famelliche. Sai qualcosa di Royce, il loro boss? Ne ha parlato Dex. L'ha definito speciale. Jasminas, Holmes. Merda. Aspettano forse un plotone della Militech. Sei, ho un pessimo presentimento, Jack. Sì, beh, questi tizi non scherzano affatto. Altre mine? Davvero? Avete un bot, modello MT-0D12, anche detto Flathead. E? A voi che ve ne frega?
Il tizio che rappresento ha già pagato Brick per il bot. Sono qui per prelevarlo. Posso parlare direttamente con Royce, se serve. Nah, tu parli con me. Mi chiamo Tum Tum. Divano, siediti. Adesso vale per te. Sto in piedi. È così difficile, cazzo. Poggia il culo su quel cazzo di divano. Altrimenti? Oh, speravo che lo chiedessi. Appoggia quel culo prima che ti pianti. Siediti. So già che non finirà bene, ma... merda. Finalmente. Forza, rilassiamoci un po'. Fatti un tiro. Grazie, sono a posto. Come preferisci, principessina. Ecco qui. Flathead, modello MD0D12. La Militech non verrà a cercarlo. Che si fottano! Possono anche provarci. Abbiamo rimosso il numero seriale e tolto i blocchi con il nostro software. Sarà vostro per sempre. La Militech non verrà a cercarlo. Che si fottano! Possono anche... Abbiamo rimosso... Vediamolo. Accomodati. Questo coso è pieno di optional, cazzo. Corazza magnetica e dinamica eterno-ottica. Piena immersione cognitiva con un controller Raven. Attuatori prototipo potenziati in composto di titanio, vanadio e Kevlar. E guardate qui! Link totalmente integrato. Quando questo ragno sale sulle pareti e si cala dai soffitti. Beh, potreste vomitare il pranzo. Che ne dite? Sì, lo prendiamo. Già! Da paura! Vediamo i crediti. Li ha Brick. È già stato pagato. Li ha Brick! Io non vedo nessun cazzo di Brick qui! E tu? E dai, non ti aspetterai davvero che io paghi due volte? E che cazzo sei tu per dire cosa posso o non posso fare? Pagherai due volte, perché io dico che pagherai due volte. D'accordo. Vuoi Flathead? Tira fuori gli Yeti. Sto parlando! Visto che i soldi ve li siete già presi, devi farci uno sconto. È bello grosso. Uno sconto? Cazzo! A proposito, non c'è ancora detto chi ti manda. Per conto di chi lavori? Dexter Deshawn. Ecco chi. Dexter Deshawn! Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica! Puoi dirmi che non è morto! Ora possiamo parlare della mia offerta. Siete morti, cazzo! Prendiamo. Fanculo Brick, allora. Facciamo un nuovo accordo. Hai buon naso per gli affari. D'accordo. Vuoi Flathead? Tira fuori gli Yeti. Visto che i soldi ve li siete già presi. Uno sconto?
Cazzo! A proposito, non c'è ancora... Dexter! Il grassone che si è fottuto come un animale mezza pacifica! No, è vivo e vegeto. E vi manda i suoi saluti. Ora possiamo parlare della mia offerta? Bang! Fatemi sotto, su che cazzi! Andiamo! Fuerte, cabron! Merda! Siamo tagliati fuori! Prendi la roba, il bot e lo shard di controllo! Presto! Dobbiamo trovare un'uscita. Ho tutto! Il bot e il controller. Andiamo allora. È meglio. Ora andiamocene da qui. Voglio tornare alla libertà. Una linea di produzione, ma non ti piaceva la carne? Ma non c'è un'altra strada! Bene, si muove, andiamo! Muoviamoci! Vieni
Signore e signori, Jack Wells! Muoversi, muoversi! Così si fa! Ora non posso parlare. È il colpo! Parlavamo di... Mi si vede? Sembra che non ce ne siano più. Ehi, hey, voi! Ehi, fatemi uscire da qui! Oh, merda, lo conosco! È Brick! Detonatore, Tovi. Innescato. Cosa vuoi fare? Piccoli passi, lì. Il nemico in guardia. Cazzo di idioti! Non puoi nasconderti! Attenzione! Dai, facci la dritta! Forza, pezzo di merda! Fatti sotto! Via, via, via! Granate in arrivo! Via, via, via!
Niente favori, niente debiti, niente obblighi verso i corporativi. E il Flathead è nostro. Così si fanno affari, V. Non posso negarlo. Sì, perché ho ragione. Sempre. Finalmente l'hai notato. Ah, adoro questa città. La città delle opportunità e dell'odio fraterno. Ma se hai i coglioni e sai come usarli, puoi fare qualsiasi cosa. A meno di beccarti un proiettile, vagante o no. In quel caso finiresti col botto, sì. Un'uscita che la gente non dimentica. Vinceresti comunque. E ora, Jack? E ora? Torno a casa, chiamo Misty e facciamo qualcosa che mi fa sentire vivo. Potevamo lasciarci le penne lì dentro. Poco, ma sicuro. Sono i rischi del mestiere, Jack. Ancora una volta abbiamo evitato per un pelo la falce della morte. È normale festeggiare, anche se ci capita un po' spesso. E ricordati di dire a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Hasta luego. Come punta, Mr. V? Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? E che mi dici della Militech? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brick. E come hai fatto a convincerlo? Hai usato la corporativa? L'ho fatto senza coinvolgere la Militech. Non volevo rischiare. Quindi come hai fatto a convincere Royce a darti il Flathead? L'unico modo che conosco che funziona sempre. La forza bruta. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Oh, sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al CIP. La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar, in bocca al lupo. Problemi? Ciao. Prendi qualcosa?
Cosa c'è sul menù? Grazie. Ora devo andare. Ciao. Prendi qualcosa? Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Beh, V, piacere. Io sono Matteo. Allora, Evelyn? Il club è grande. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Ho capito. Evelyn Parker. Ho capito chi eri appena hai messo piede qui dentro. Zenzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto. O forse ho solo tirato a indovinare. Ti dispiace se parliamo di lavoro? So che hai qualcosa per me. Ma non qui. Seguimi. Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Cosa può fare? Non c'è niente, davvero. Perché non mi dici la verità? Te l'ho detto. Qualcosa di più spinto. C'era. Dax mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente e affidabile. Spero che non abbia esagerato. Sono bravo in quello che faccio. Ho una squadra capace. Non ho mai fallito un lavoro. Ti rendi conto che qui non si tratta di svuotare data terminali di strada? Mi aspetto molto, molto di più. Sono il migliore e so quello che faccio. Dex è stato chiaro. È un lavoro ad alto rischio. A proposito, lavorate insieme da tanto, tu e Dex? Ho iniziato da poco con lui. Dicono che esistano due tipi di fixer. Quelli che usano sempre le stesse squadre, con contratti lunghi e guinzaglio corto. Cercano soprattutto lealtà e prevedibilità. E poi c'è l'altro tipo. Quello di Dex. Ok, veniamo al punto. Che cos'hai per me? Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka. Il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? L'hotel corporativo di lusso? Direi di no. Troppo caro per le mie tasche. L'arredamento è veramente fantastico. Come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Senti, se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip
da un laboratorio dell'Arasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Bene, quindi niente sicurezza dell'Arasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde? Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Ok, e ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compaki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. Possono essere molto utili. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. È un po'... Proprio quello che ti serve. Tranquilla. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu. I meravigliosi interni. Mm-hmm. Il relic dovrai trovarlo tu. Pronto. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Che succede? Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? Sulla registrazione c'è la stanza di Yorinobu. Vuol dire che eri lì. Lo conosci di persona? Come credi che abbia avuto le informazioni? Direi che lo conosco piuttosto bene. Abbiamo un accordo strettamente professionale. Soddisfa entrambi, credo. Vediamo la brain dance. Judy ci aiuterà. È una Mox anche lei. E ci conosciamo... V, è importante. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una Mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi fai il bravo. Baci piano. E tieni a bada la lingua. Rilassati. Che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V, questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Smettila, altrimenti vomito. Ciao, Judy. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? Che ne dici, V? Una brain dance grezza. Le hai mai provate? Conosco le BD, ma quelle grezze sono territorio inesplorato. Rilassati, ti spiego tutto. È meno complicato di quello che sembra. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Devo creare il tuo profilo sensoriale. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali.
guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della PD. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Avviala. Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi! Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, sta... io... Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Ah! Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. È stato troppo. Ho sentito... sentivo... il suo dolore, il suo stress, la sua... speranza. Speranza mi sta qualcos'altro. Ci sarà fatto un booster prima di entrare. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore, così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare e fare tutto quello che vuoi. È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Il piano è semplice. Prego. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Prova. Vai. Torna indietro, vai, fino all'inizio. Ok, perfetto. Adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice. Non... fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicotali. Ok, puoi anche resettare la registrazione, così facendo tornerai all'inizio. Prova. Adesso viene il bello, il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicospitati dello studio. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Ok, qui. Perfetto. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello.
Un pacchetto di sigarette, un pacco di Brosef e un paio di zeppeli. Ok, oggi c'è un'offerta sui tuoi gusti. Curry. A terra! Tutti a terra! Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. A volte in modalità grezza puoi analizzare i livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Che figata! Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Sì. Ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì, adesso arriva, è la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato, lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta. Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ed. Rilassati, Judy. Andrà tutto bene.
Non so se capisci i rischi che mi assumo facendovi entrare qui e quelli che corro ficcando il naso in questa roba. Siamo tutti sulla stessa barca. Sono i rischi del mestiere. O fai collegare T-Bug o me ne vado. Judy, ti prego. Va bene, chiamala e facciamola finita. Ehi, B, che succede? Bug, ascolta. Ho una registrazione utile del Compeki Plaza. Una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Judy ed Evelyn. Sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Ascolta, mi serve il tuo aiuto. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un ice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Vai pure, Judy. Ok, B, occhi aperti. Scopriamo dove Yurinobu tiene il relic. Sempre un bel bocconcino di carne scopabile, lo sai. Di Evelyn. Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Ho detto no! Vorranno la mia testa per questo. Allora morirai per una buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, B. Potrebbe essere importante. Finito. Lo scopriremo molto presto. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà. E che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso. Wow, lo champagne non è male. Il sapore è potenziato. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste. Presto lo assaggerai anche nel mondo. Un mondo che forse non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Ho capito. Ancora prima. Torna quando iniziano a parlare. Dobbiamo sentire tutto. Ho capito. Basta. Scusa se ti ho fatto aspettare. Gli affari. Stupidi a volte. Ci hai messo poco. Non ho fatto in tempo ad annoiarmi. Va tutto bene? Mi sembri teso. Nervoso. È una fase. Passerà presto. Posso darti una mano. Ma a una condizione. Tu pretendi qualcosa da me? Solo una. Concentrati. Su di me. Oh, hai ancora qualche caramella? L'ultima volta mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Torno subito. Molto bene, ma vieni qui da me. Un attimo. Cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti piacerà. Se stessi davvero. Vi, non ti distrarre, concentrati. Marica me. Mi sei mancata. Tu. Lo so.
adesso... Tu... Lo so. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer? Sì, altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. Carica, sicura e inserita. Buono a sapersi. Quando sarai lì, ricordati che c'è un ferro. Concentrati su di me. Oh, hai ancora qualche caramella? Torrette automatiche, scanner ultimo modello. I sistemi sono tutti connessi al server. Puoi disattivarli? Dall'esterno è impossibile. Devo prima entrare e controllare come sono connessi al sistema. Merda, telecamere zeppe di neotecnologia. Sensore di movimento, attivatori termici, IFF. Sei in grado di seccare tutto? Altro che. Devo soltanto accedere alla loro sottorete. Allembra che la parola come... Il firmware dell'allarme è recente, ma su una BBS ho letto un po' di commenti. Mi sa che non è a prova di bomba. Fammi generare le chiavi, falsifico le firme. Tutti i sistemi di sicurezza sono collegati alla sottorete dell'hotel. Ci serve per forza il flathead per disattivare quei sistemi. Non possiamo aggirarli noi? No, o almeno non mi vengono altre idee. Donaghis. A quanto pare Mister Arasaka ha qualcosa da festeggiare. Pensi davvero di trovare il chip lì? Impossibile. Temperatura troppo bassa e instabile. Buona idea, comunque.
Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho finito. Ok, rilevo il segnale termico. Corrisponde alle specifiche. È qui che Yorino butiene il chip. Garantito. Mm-hmm, ce l'abbiamo. Ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. So, usciamo. È solo un frigo di lusso. Hai quello che volevi? Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto. A dopo, T-Bug. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache e i tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Tienilo. Lo metto sul conto di Eve. Dispositivo portatile per gestire le BD. È già calibrato su di te. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Sì. Facciamo due passi. Beh, che ne pensi? Quindi, ora che si fa? V. Fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex. Se accetto, ci saranno conseguenze, di sicuro. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Posso offrirti il 50%. Abbastanza Eddie da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Fammici pensare. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Ok. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. Come punta, Mr. V? 4 del mattino. Io e Gina seduti al bar. La registrazione di Evelyn al Compechi valeva il nostro tempo. Magnifico. T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. Moon, ehi! Ci siamo. È tutto pronto. Ma che bel che si fa ora? Che hai. Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto. Sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. V. Problemi? Volevo un'altra. Vedi, ho bisogno di una ora.